Benvenuti a tutti. Leggiamo, come sapete, il canto 30 del Paradiso. Entriamo nell'Empireo. Leggiamo, come al solito, tutto di seguito, poi spieghiamo, facciamo una pausa durante la quale vi prego di mandarmi delle domande sulla chat e poi riprendiamo. Alla fine leggiamo tutto di nuovo. Scusate, chi di voi è avvezzo a questo sistema, me lo sentite ripetere sempre. Ma ogni tanto vedo qualche nome o faccia nuova, vorrei evitare che si sentissero spaesati. Allora, forse senile miglia di lontano ci ferve l'ora sesta e questo mondo china già l'ombra quasi al letto piano, quando il mezzo del cielo a noi profondo comincia a farsi tal che alcuna stella perde il parere infino a questo fondo. E come vien la chiarissima ancella del sol più oltre, così il ciel si chiude di vista in vista, infino alla più bella. Non altrimenti il trionfo che lude sempre d'intorno al punto che mi vinse, parendo inchiuso da quel che li chiude, a poco al mio veder si stinse, perché tornar con gli occhi a Beatrice nulla vedere e amor mi costrinse. Se quanto infino a qui di lei si dice fosse conchiuso tutto in una loda, poca sarebbe a fornir questa vice. La bellezza ch'io vidi si trasmoda non pur di là da noi, ma certi credo che solo il suo fattor tutta la goda. Da questo passo vinto mi concedo più che giammai da punto di suo tema, soprato fosse comico o tragedo, che come sol in viso che più trema, così lo rimembrar del dolce riso, la mente mia da me medesmo scema. Dal primo giorno che io vidi il suo viso in questa vite, infino a questa vista, non m'è il seguire al mio cantar preciso. Ma or convien che mio seguir desista più dietro a sua bellezza, poetando, come all'ultimo suo ciascuno artista. Cotal qual io la lascio a maggior bando che quel della mia tuba, che deduce l'ardua sua matera terminando, con atto e voce di spedito duce ricominciò. Noi siamo usciti fore del maggior corpo al ciel che è pura luce. Luce intellettuale piena d'amore, amor di vero ben pien di letizia, letizia che trascende ogni dolzore. Qui vedrai l'una e l'altra milizia di paradiso e l'una in quegli aspetti che tu vedrai all'ultima giustizia. Come subito lampo che discetti gli spiriti visivi, sicché priva dall'atto l'occhio di più forti obietti, così mi circonfulse luce viva e lasciommi fasciato di tal velo del suo fulgor che nulla m'appariva. Sempre l'amor che queta questo cielo accoglie in sé con sì fatta salute per far disposto a sua fiamma il candelo. Non fur piuttosto dentro a me venute queste parole brievi ch'io compresi me sormontar di sopra mia virtute. E di novella vista mi raccesi tale che nulla luce tanto m'era, che gli occhi miei non si fosser difesi, e vidi lume in forma di rivera, fulvido di fulgori intra due rive, dipinte di mirabil primavera. Di tal fiumana uscian faville vive, ed ogni parte si mettien nei fiori, quasi rubin che oro circoscrive. Poi, come inebriate dagli odori, riprofondavan sé nel mirogurge e su un'entrava, un'altra n'uscia fuori. L'alto disio che mo t'infiamma e urge d'aver notizia di ciò che tu vei, tanto mi piace più quanto più turge. Ma di quest'acqua ti convien che tu bei prima che tanta sete in te si sazi, così mi disse il sol degli occhi miei. Anche soggiunse, il fiume li topazi che entrano ed escono, il rider dell'erbe, son di lor vero ombriferi prefazi. Non che da sé sian queste cose acerbe, ma è difetto dalla parte tua, che non hai viste ancor tanto superbe.
Non è Fantin che si subito ruia col volto verso il latte se si svegli molto tardato dall'usanza sua, come feci io per far migliori spegli ancor degli occhi, chinandomi all'onda che si deriva perché vi si immegli. E sì, come di lei bevve la gronda delle palpebre mie, così mi parve di sua lunghezza divenuta tonda. Poi come gente statta sotto larve, che pare altro che prima, se si sve la sembianza non sua in che disparve, così mi si cambiare in maggior feste, li fiori e le faville, sì ch'io vidi ambo le corti del ciel manifeste. O splendor di Dio per cui io vidi l'alto trionfo del regno verace, dammi virtù a dir come il vidi. Lume lassù che visibile face, lo creatore a quella creatura che solo in lui vedere ha la sua pace. Ei si distende in circolar figura, intanto che la sua circonferenza sarebbe al sol troppo larga cintura. Fassi di raggio tutta sua parvenza, riflesso al sommo del mobile primo, che prende quindi vivere e potenza. E come clivo in acqua di suo imo si specchia quasi per vedersi adorno, quando è nel verde nei fioretti opimo, sì soprastando all'uomo intorno intorno vidi specchiarsi in più di mille soglie, quanto di noi lassù ha fatto ritorno. E se l'infimo grado in sé raccoglie sì grande lume, quant'è la larghezza di questa rosa nelle estreme foglie. La vista mia nell'ampio, nell'altezza, non si smarriva, ma tutto prendeva il quanto il quale di quell'allegrezza. Presso e lontano lì ne ponne leva, che dove Dio senza mezzo governa, la legge natural nulla rileva. Nel giallo della rosa sempiterna, che si digrade, dilata, redole, odor di lode al sol che sempre verna, qual è colui che tace e dicer vuole, mi trasse Beatrice, disse Mira, quant'è il convento delle bianche stole. Vedi nostra città, quant'elle gira, vedi i nostri scanni si ripieni, che poca gente più giù si disira. E in quel gran seggio a che tu gli occhi tieni, per la corona che già v'è supposta, prima che a tua queste nozze ceni, sederà l'alma che fia giù augusta dell'alto arrigo che a drizzare Italia verrà in prima che la sia disposta. La cieca cupidigia che v'ammalia, simili fatti va al fantolino che muor per fame caccia via la balia. E fia prefetto nel furo divino allora tal che palese e coverto non anderà con lui per un cammino. Ma poco poi sarà da Dio sofferto nel santo ufficio, che il sarà detruso laddove Simon Mago è per suo merto e farà quel d'Alagna entrare più giuso. Allora, è un canto davvero straordinario in immagini e bellezza, che inizia appunto con un'immagine stupenda che, al di là di alcune difficoltà nella parafrasi, cerca di rendere come a un certo punto questo trionfo di Cristo che Dante prima stava vedendo, che erano gli angeli, vero? Che, non di Cristo in realtà, il trionfo divino, che erano gli angeli che Dante stava vedendo, ai quali erano dedicati due canti precedenti. Scompaiono dalla sua vista nello stesso modo in cui all'alba, col salire del sole, scompaiono dalla nostra vista le stelle. Quindi Dante lo dice così: forse 6.000 miglia di lontano ci ferve l'ora sesta. Allora, forse quando siamo lontani dal mezzogiorno, che è l'ora sesta, appunto. Di 6.000 miglia, quindi nell'altra quarta parte della Terra. Dante sta seguendo qui, come fa anche nel Convivio,
i calcoli al Fragano secondo cui la Terra ha 24.000 miglia, per cui 6.000 sono un quarto, e quindi dice Dante, come quando noi siamo a 6 ore di distanza, quindi un quarto della Terra rispetto al posto dove c'è il mezzogiorno che sta fervendo, scaldando. E questo mondo china già l'ombra quasi il letto piano, quindi è l'ombra, arriva quasi a rasare l'orizzonte, quando il mezzo del cielo a noi profondo comincia a farsi tal che alcuna stella perde il parere infino a questo fondo, cioè quando noi siamo lontani dal mezzogiorno, quindi è l'alba dove siamo noi, e l'ombra è rasante. E il punto medio del cielo, che sembra a noi più profondo guardando in verticale, comincia a diventare tale che alcune delle stelle cominciano a scomparire, a perdere l'apparenza, visto da questo fondo, da questa terra dalla quale Dante sta scrivendo, cioè come e come arriva, no? L'aurora, dirà ora, è come vien la chiarissima ancella del sol più oltre, così il ciel si chiude di vista in vista infino alla più bella, cioè, e non appena sta arrivando l'aurora, la bianca ancella del sole, in modo che il cielo va chiudendo finestra per finestra fino alla più bella stella che si vede nel cielo, perché vista era appunto uno dei modi di dire finestre, no? Quindi così come quando va avanzando l'aurora, noi guardando nel cielo che prima era del tutto blu con le stelle, l'avanzare dell'aurora va facendo scomparire le stelle a una, nello stesso modo, dirà ora Dante al verso decimo. Non altrimenti il trionfo che lude sempre d'intorno al punto che mi vinse, parendo inchiuso da quel che l'inchiude, a poco al mio veder si stinse. Cioè, nello stesso modo, gli angeli che fanno festa sempre girando attorno a quel punto che aveva vinto il mio sguardo, il punto che paradossalmente, in un modo incomprensibile a noi, sembra di essere in mezzo agli angeli, mentre invece li include, perché Dio è al di sopra di tutto. A poco questi angeli scompaiono dalla vista di Dante, per cui al verso 14, perché tornare con gli occhi a Beatrice nulla vedere e amor mi costrinse, cioè per cui il fatto di non vedere nulla e l'amore mi indussero a tornare con gli occhi a Beatrice, quindi a spostarli dagli angeli dove erano fissi prima durante la spiegazione di lei. E quando Dante si gira per guardare Beatrice, noi ormai come lettori siamo abituati al fatto che Beatrice vada aumentando la sua bellezza di cielo in cielo, ma ora Dante non si sofferma nemmeno a paragonarla con niente di straordinario, ma fa la sua ultima dichiarazione di ineffabilità per quel che riguarda la bellezza di lei, che notevolmente rinchiude in una sorta di adunaton, cioè nella figura retorica dell'impossibile, addirittura tutte le altre lodi che lui stesso fece di lei fin da quando la vide per la prima volta. E ritrattò nel suo libro di giovinezza questo impatto di lei in lui bambino nella vita nuova. Allora, il verso, e ricordiamo interessante, perciò diciamo sottolineo la dunaton, perché lui adesso dirà: se si radunasse tutto quello che ho detto di lei finora,
Ma se noi veramente facessimo quell'esercizio di mettere insieme tutte le descrizioni di Beatrice, della Vita Nuova e della Commedia, vedremmo che ci sono anche dichiarazioni di ineffabilità anche prima, cioè diversi momenti in cui Dante dice io come la vidi in quel momento lo salto, perché non posso dire parole umane, vero? Ma questa volta nemmeno dire che non gli bastano parole umane sarebbe sufficiente. Al verso 16, se quanto infino a qui di lei si dice fosse conchiuse tutto in una loda, poca sarebbe a fornir questa vice. Cioè se tutto quello che è stato detto di lei fino a questo momento fosse compendiato in una sola loda, sarebbe insufficiente per svolgere questo compito, questa funzione di dire com'era lei in quel momento. La bellezza che io vidi si trasmoda non pur di là da noi, ma certo, io credo che solo il suo fattore tutta la goda. Cioè, la bellezza che io vidi in lei in quel momento si trasmoda, cioè eccede il modo solito, non solo al di là di noi mortali uomini, ma credo con certezza che solo Dio, cioè il suo creatore, la goda del tutto, cioè nemmeno che c'è in mezzo tra noi e Dio. Gli angeli e i salvati. Cioè Dante dice che la bellezza, diciamo, perfetta di Beatrice in questo momento supera anche la possibilità di contemplazione anche degli angeli e dei salvati, perché evidentemente lei ormai è in un non luogo per cui solo Dio che la creò può goderla del tutto. E quindi al verso 22, da questo passo vinto mi concedo, più che già mai da punto di suo tema, soprato fosse comico o tragedo, che come sol in viso che più trema, così lo rimembrar del dolce riso, la mente mia da me medesmo scema. Non so se riuscite a sentire come suonano questi versi, sono davvero meravigliosi, come sono stati elaborati anche tenendo conto di ogni suono, di ogni parola. Cioè inizialmente lui dice io mi concedo vinto da questo passo, cioè mi arrendo di fronte alla possibilità di descrivere la bellezza di Beatrice. Più di quanto un qualsiasi scrittore fosse superato mai, sia un autore comico o tragico, cioè che scrive in stile dimesso, umile o in stile sublime. Cioè nemmeno tutti gli scrittori più dotati di tutti i generi si sono sentiti così superati da un punto di quello di cui stavano trattando, come Dante si sente superato qua. Giacché, e questa è veramente una similitudine meravigliosa, lui dice: come trema il sole, la luce del sole in una vista debole che non riesce a sostenerla perché si abbaglia, così il solo ricordo del dolce sorriso di Beatrice, mentre lui sta scrivendo, fa uscire la mia mente da me medesimo, cioè separa la mia mente di me stesso. Quindi Dante, nel momento in cui, anni dopo il viaggio nell'aldilà, sta scrivendo questo, il solo ricordo di lei gli entra come una luce che fa tremare la vista e fuoriesce dalla sua mente in stato di estasi. E vedete come, diciamo, i versi che parlano del tremore hanno appunto questo,
suono, no? Che trema, così lo rimembrar del dolce riso, no? La vibrante che si sente quasi come un baleno nella mente, e poi l'insistenza su questa bilabiale, la mente mia da me medesimo scema, no? Del verso 27, che recupera dando un altro senso. Petrarca nel primo sonetto del canzoniere, di me medesimo meco mi vergogno, ma Dante chiaramente insiste su questa M, che è quella più vicina fonosimbolicamente all'io, il mio, il me, no? Di mente mia, me medesimo, scema, divide di me stesso. E al verso 28, diciamo, allarga un po' quello che aveva detto all'inizio di questa dichiarazione. Dal primo giorno che io vidi il suo viso in questa vita, infino a questa vista, cioè dal primo giorno in cui ho visto il suo viso in questa vita mortale, cioè a Firenze quando anche lei era viva. Infino a questa vista, cioè al momento in cui la vidi lì, nel momento in cui sto narrando, non è il seguire al mio cantar preciso, cioè il mio cantare l'ha inseguita senza interruzioni, senza essere interdetto. Quindi io, da quando la vidi per la prima volta, continuai sempre a cantare di lei. Ma or convien che mio seguir desista più dietro a sua bellezza, poetando, come all'ultimo suo ciascuno artista. Ma ora è necessario che io desista di inseguire con la poesia dietro alla sua bellezza, come ogni artista desiste quando è arrivato al suo limite. E quindi Dante dice: non la descriverò più. Perché evidentemente se in quel momento lei eccedeva così tanto la bellezza di se stessa prima, chiaramente visto che lei cresce in bellezza sempre più, Dante lo sa che ormai è arrivato il suo limite. E quindi al verso 34, cotal qual io la lascio a maggior bando che quel della mia tuba, che deduce l'ardua sua matera terminando, con atto e voce di spedito duce ricominciò. Allora, così, cioè così bella come io la lascio per un maggior bando rispetto a quello della mia tuba, cioè così bella come io desisto di descriverla e la lascio per, secondo alcuni, un poeta migliore di me. Secondo altri, per le tube degli angeli nel giudizio finale, cioè così come la lascio senza essere descritta, con quella bellezza, ma in mezzo Dante mette, a proposito della propria tuba, cioè metafora chiaramente della propria scrittura, e annuncia che manca poco per la fine della sua opera, perché dice che sta, diciamo, finendo la sua materia, e ora il verso 37 descrive, cioè ha detto così bella come io non la descrivo, con atto e voce di spedito duce, cioè con atteggiamento e voce di guida che ha già finito, il suo compito, ricominciò. Questo è un annuncio insolito. Mentre noi, diciamo, sapevamo fin dall'inizio della lettura, diciamo, perfino, insomma, dal canto della selva, che Virgilio, la prima guida del viaggio, a un certo punto se ne sarebbe andato per lasciare Dante nelle mani di una guida più, degna di lui per portarlo in paradiso, e questo era stato ripreso più volte. Quando ci avvicinavamo come lettori alla fine del Purgatorio e da Virgilio stesso,
nel canto 27, quando annuncia Dante che non deve aspettare più né il suo dir né un suo gesto, non ci è stato mai annunciato fino a questo momento che Beatrice a un certo punto esaurirà la sua funzione di guida. Appunto ce lo dice solo ora in mezzo a questa subordinata, cioè così. In che modo comincia a parlare Beatrice? Con l'atteggiamento di chi ha già finito il suo compito di duce, cioè di guida. E infatti in questo canto sentiremo la parola di Beatrice per l'ultima volta nel viaggio. E come vedremo sarà molto significativo il suo ultimo discorso. Allora, Beatrice riprende spiegando a Dante come ha fatto sempre ogni volta che lei è diventata più bella. Dante si accorge che sono in un nuovo cielo. Questa volta vi ricordate che eravamo nell'ultimo dei cieli fisici, andando dalla Terra verso l'Empireo, oppure se riconsiderassimo la visione di Dio, dal primo cielo fisico dove iniziano il tempo, lo spazio, il movimento, il cristallino. E lei annuncia con una semplicità veramente stupenda, al verso 38, noi siamo usciti fuori del maggior corpo al ciel che è pura luce, luce intellettuale, piena d'amore, amor di vero ben, pien di letizia. Letizia che trascende ogni dolore. Cioè, noi abbiamo abbandonato il mondo fisico, siamo usciti fuori dal corpo maggiore, cioè dall'ultimo corpo, e siamo arrivati al cielo che è pura luce, ma immediatamente precisa, non luce fisica, luce intellettuale. Cioè non quella che si vede con gli occhi, che ha bisogno appunto per espandersi di uno spazio. Luce intellettuale piena d'amore, non un qualsiasi amore, amor di vero ben, cioè di Dio, pien di letizia, letizia che trascende ogni dolcezza del mondo, anche la dolcezza della stessa Beatrice. Anche la dolcezza del Dulcis in Novo, che derivava dalla dolcezza del messaggio divino fattosi segno attraverso la penna dei poeti, e più ancora, come vedremo quando leggeremo l'ultimo canto, la dolcezza che rimase a Dante dalla visione di Dio. La letizia del paradiso trascende, va al di là, inimmaginabilmente della maggior dolcezza che possiamo conoscere nel mondo. E annuncia a Dante una cosa stupefacente al verso 43. Qui vederai l'una e l'altra milizia di paradiso e l'una in quegli aspetti che tu vedrai all'ultima giustizia. Cioè qui tu, in questo non luogo, che chiaramente è l'Empireo, vedrai le due milizie, una e l'altra del paradiso, cioè gli angeli e i salvati, che hanno la loro sede immateriale appunto nell'Empireo. E l'una in quegli aspetti che tu vedrai all'ultima giustizia, cioè una delle milizie, quella dei beati, negli aspetti che tu vedrai dopo il giudizio universale. Cioè, questo è un annuncio davvero stupefacente, dicevo, perché Dante, come noi sappiamo, durante il suo viaggio ha visto, grazie al fatto che le anime sono scese nei diversi pianeti per incontrarlo, progressivamente le anime che, diciamo, godono di un amore sempre crescente di beatitudine, ma ha visto
Nel caso di alcune anime del cielo della luna, il loro viso apparente, cioè del corpo apparente che hanno le anime sia dei dannati che dei penitenti che dei salvati in attesa della resurrezione dei corpi nel giudizio finale. Poi, nel caso dei beati, Dante, come ricorderete, a un certo punto, diciamo, davanti allo spirito di Giustiniano sente, diciamo, che non può più vedere queste anime con l'aspetto antropomorfico, bensì come luci, come le sta vedendo finora. Ora Beatrice gli sta annunciando che tutte le anime con cui ha parlato lungo il viaggio e tutte quelle luci che ha visto nei diversi cieli, li vedrà tutti insieme nella loro vera sede, che è l'Empireo, e li vedrà con i corpi risorti, cioè li percepirà con una straordinaria grazia come loro stessi non si sono mai percepiti, perché quei corpi in realtà non ce li hanno ancora. Quindi è di nuovo un segno dell'importanza che ha il viaggio di Dante per l'umanità, che addirittura gli viene mostrato in realtà un paesaggio di futuro, di quando finiranno i tempi. E allora, finite le parole di Beatrice, al verso 46, come subito lampo che discetti gli spiriti visivi, sicché priva dall'atto l'occhio che di più forti obietti, così mi circunfulse luce viva, e lasciommi fasciato di tal velo del suo fulgur che nulla m'appariva. Cioè, a Dante arriva un fulgore subito, che, come poi sapremo, attende tutti quelli che arrivano in paradiso. E Dante lo descrive così, come un raggio, come un subito lampo che dissipi gli spiriti visivi, cioè che distrugga la capacità di vedere, in modo che priva l'occhio dell'atto di percepire anche gli oggetti più evidenti, così, nello stesso modo in cui un raggio illumina in un fulgore accecante, mi circunfulse, cioè mi avvolse una luce viva. Questo verbo cinculfulgere è un latinismo preso dalla Vulgata, che è lo stesso che si usa negli Atti degli Apostoli quando si racconta l'esperienza di Paolo sulla via di Damasco. Quindi è uno dei segni lessicali che, diciamo, accomuna l'esperienza di Dante con quella di Paolo. E mi lasciò fasciato, avviluppato di un tale velo del suo fulgore che non ci vedevo nulla, nulla mi appariva, dice Dante, in questo empireo che, come gli ha appena detto Beatrice, non è più fisico. E al verso 52 Beatrice spiega Dante: sempre l'amor che queta questo cielo accoglie in sé con siffatta salute per far disposto a sua fiamma il candelo. Cioè sempre l'amore di Dio, che l'avevamo visto più volte come quello attorno, quello per cui tutto si muove, no? Si muove tutta la creazione. E in questo caso il contrasto è che questo cielo acquieta, rende quieto perché soddisfa il desiderio di lui, l'amore che rende quieto, appagato questo cielo, accoglie sempre in sé con questo saluto di salvezza. Cioè qui la parola salute veramente accoglie i due significati, no? Di saluto che rende allo stesso tempo salvi, per disporre il candelo alla fiamma, cioè per preparare le anime
percepire tutta la gioia del paradiso e a vedere Dio direttamente. Quindi qui si vede, diciamo, la differenza tra il viaggio che ha fatto Dio, come, che ha fatto Dante come mortale, avente un corpo e quindi successivo, progressivo, dice lui, in cielo, e quello che accade alle anime che volano in paradiso. Sono ricevuti con una luce accecante che li prepara paradossalmente a vedere intellettualmente Dio. E al verso 55, finite le parole di Beatrice, non fur piuttosto dentro a me venute queste parole brievi che io compresi me sormontar di sopra mia virtute. Cioè, allo stesso tempo in cui mi sono arrivate queste brevi parole di Beatrice, io capii che stavo superando la mia propria potenza. Quindi che andavo oltre quel trasumanar di cui aveva parlato all'inizio della cantica. E di novella vista mi raccesi tale che nulla luce tanto m'era che gli occhi miei non si fosser difesi. Cioè, mi raccesi, mi riaccesi di una visione nuova tale che nessuna luce ha una purezza impossibile da essere vista da me. Cioè i miei occhi si prepararono, ma chiaramente, non chiaramente, in realtà su questo si discute, Dante qui parla di vista, ma in realtà tutto quello che Dante descriverà da ora in poi nel libro, non sappiamo se Dante lo veda fuori da sé, perché in realtà non c'è uno spazio fuori da sé o dentro la sua mente. C'è tutta una discussione, insomma, tra gli studiosi, su questo problema. Allora, Dante prima non vedeva niente, ormai salito nell'empireo, ma un fulgore lo accecò e quando lui riaprì gli occhi mantenendoli chiusi, cercò di vedere dentro la sua mente, invece del nulla che vedeva, prima si accorge che la sua capacità di visione si è esaltata in modo che non avrebbe potuto accecarla o, diciamo, abbagliarla nessuna luce, neanche quella più pura. E quindi ora ci racconterà che cosa vide ormai, che ha, diciamo, recuperato e innalzato la potenza della sua vista. Verso 61. E vidi lume in forma di rivera, fulvido di fulgori tra due rive, dipinte di mirabil primavera. Cioè vidi una luce in forma di fiume, dorata, cioè colore di un fulgore rosso oro, fulvido, che scorreva. Questa luce come un fiume tra due rive adornate da fiori bellissime, miracolose. Quindi la primissima visione che Dante ha dell'Empireo, non sappiamo, ripeto, se visione dentro di sé o fuori di sé, è quella di un fiume di luce che ha, diciamo che è lineare, come i fiumi, insomma, lo sono in genere, soprattutto i fiumi italiani, no? Dico sempre, avevamo fatto anche questa battuta quando abbiamo visto i fiumi dell'Eden, che non dobbiamo noi che siamo in Argentina immaginare il Rio della Plata, no? Dobbiamo immaginare un fiume comune, non così simile a un mare, lineare, che alle due rive ha un prato pieno di fiori. Questa è la prima cosa che vede Dante. E al verso 64, di tal fiumana uscian faville vive ed ogni parte si mettie nei fiori, quasi rubin che oro circoscrive. Poi, come inebriate dagli odori, riprofondavan sé nel mirogurge e su ne entrava, un'altra ne uscia fuori. Cioè, da questo fiume di luce uscivano delle scintille vive
che si mettevano da ogni parte nelle due rive dentro i fiori, quasi come rubini incastonati in oro. E poi, come se fossero inebriati dal profumo di quei fiori, si rituffavano nel gorgo miracoloso di questo fiume, e quando una di queste scintille entrava nel fiume, un'altra usciva e andava di nuovo a mettersi dentro un fiore. Quindi l'immagine che ha Dante è quella di un fiume di luce con due prati ai lati con i fiori e costantemente delle scintille che escono, diciamo, dorate di quel rosso oro fulvide dal fiume di luce, e entrano nei fiori e poi riescono e tornano di nuovo ad attuffarsi a turni. E allora Beatrice, chiaramente Dante starà domandandosi mentalmente che è questo che sto vedendo, e come al solito Beatrice vede in Dio la domanda di Dante, quindi prende la parola al verso 70. L'alto disio che mo ti infiamme urge d'aver notizia di ciò che tu vei, tanto mi piace più quanto più turge, ma di quest'acqua convien che tu bei, prima che tanta sete in te si sazi. Cioè il profondo desiderio che ti sta accendendo, che ti infiamme, ti urge di avere notizie su quello che stai vedendo, di ciò che tu vedi. Tanto mi piace quanto più è turgente, quanto più si dilata dentro di te. Ma, dice Beatrice, prima che io ti spieghi questo, gli dice, ma di quest'acqua, cioè questo fiume di luce, è necessario che tu beva prima che venga saziata in te una tale sete. Cioè questa metafora della bibite, della sete per voglia di conoscenza è stata vincolata all'episodio della Samaritana, cioè perché è proprio bere dalla verità di Cristo quello che sazia quella voglia di conoscenza. E allora, chiuse queste parole di Beatrice, al verso 75, così mi disse il sol degli occhi miei. Anche soggiunse, così disse Beatrice, il sole dei miei occhi, e poi aggiunse: il fiume di topazi che entrano ed escono e il rider delle erbe son di lor vero umbriferi prefazi, non che da sé siano queste cose acerbe, ma è difetto dalla parte tua che non hai viste ancor tanto superbe. Allora, Beatrice, invece di spiegare direttamente che cos'è che a Dante si è presentato come un fiume di luce e le due rive di fiori, dice il fiume e i topazi che entrano ed escono, cioè queste scintille che vanno dai fiori al fiume, dal fiume ai fiori, e il ridere delle erbe, cioè la bellezza dell'erba ai fiori dei due lati del fiume, quindi sono tre cose che Dante sta vedendo ed è importante per capire come evolve la visione che ricordiamo. Uno è il fiume di luce, un altro sono le due rive fiorite del fiume e una terza cosa sono le scintille che escono e tornano. Quella prima cosa che annuncia Beatrice è che della loro verità, queste tre cose sono prefazi in ombra, umbriferi, cioè sono anticipazioni in figura, preambuli in ombra di quello che veramente sono. E Dante si starà domandando perché debbono diventare poi un'altra cosa? E quindi Beatrice spiega al verso 79, non che da sé siano queste cose acerbe, cioè non perché queste tre cose, il fiume, le rive fiorite e le scintille, siano immature,
Acerbe è chiaramente una figura che riguarda i frutti quando non sono ancora maturi, cioè non perché abbiano loro una qualche immaturità, ma per il difetto dalla tua parte, cioè perché tu non sei ancora in grado di vederli nella loro verità e li puoi percepire solo come anticipazioni, già che tu, dice Beatrice a Dante, non hai ancora la capacità della tua vista così superba, cioè così alta, per vederli nella loro verità. Quindi questo è importante perché, così come diciamo Beatrice ha chiarito da poco che la luce che acceca le anime quando arrivano rende tutti beati, capaci di vedere l'empireo e Dio tali quali sono. E che sta, diciamo, mettendo Dante in una condizione simile a quella dei beati. Qui veniamo a sapere che a Dante manca la maturità che i beati raggiungono immediatamente. Dante deve avere, mentre guarda, deve fortificare la sua vista o mentre vede dentro di sé, fortifica il proprio intelletto progressivamente finché non lo vede come i beati vedono questa realtà immediatamente come sono ricevuti in paradiso. Quindi vedremo che Dante dovrà, come gli ha detto Beatrice, bere dalle acque di questo fiume per potenziare la sua vista intellettuale e capire la verità di cui ha visto solo questo preambolo. Facciamo la pausa ora, perché poi si complica ulteriormente questo, ma comincia ad essere davvero bellissimo. Allora, riprendiamo. Qualcuno mi domanda, forse dando troppa importanza alla mia opinione, che cosa pensi io se Dante questo lo percepisca al di fuori di sé o dentro di sé? Onestamente è un argomento che non ho mai studiato e così se dovessi rispondere in un modo un po' frettoloso, ho l'impressione che questo chiarimento che fa Beatrice, luce intellettuale che è piena d'amore, e questa insistenza sul fatto che si sta uscendo dal cielo fisico, a me dà più l'impressione che Dante lo veda dentro la sua testa, ma è comunque un'immagine che mi sembra rischiosa nel senso che rischia di dare un'idea troppo individuale dell'esperienza, perché quello che è importante ricordare è che tutti i salvati vedono non quello che Dante sta vedendo ora, perché quello, come ha detto Beatrice, non è la realtà, non è il vero di ciò che Dante dovrebbe star conoscendo, ma è un prefazio che lui, per mancata maturità della sua vista, sta vedendo finché non è pronto per vedere la verità. Quindi questo sì, Dante in qualche modo lo sta vedendo solo lui. Quindi i casi sono due, o quello che tutti gli altri vedono in un modo in cui arriveremo alla fine del canto a definire. Dante lo vede alterato o ancora in una forma che in realtà non è, oppure ognuno vede dentro la propria mente questo empireo intellettualmente senza servirsi degli organi sensoriali, neanche di quelli, diciamo, che riprendono, diciamo, di quelle facoltà sensoriali che riprende il corpo apparente delle anime, ognuno nella propria mente, ma tutti vedendo lo stesso. Quindi questa è la cosa difficile da rendere.
Ma ho l'impressione che, visto che questa è una discussione che hanno dantisti veramente importanti, che conoscono molto bene il libro, che non sia un problema che si possa risolvere e che Dante probabilmente non avrà voluto che si risolvesse, perché probabilmente avrà voluto, come nel resto del racconto, che noi percepissimo il più vicino possibile quello che lui ha vissuto a come l'ha percepito lui. Ed è possibile che Dante, come personaggio, non sappia come sta vedendo questo in questo momento. Perché, come voi sapete, questo è un libro di un dettaglio realistico davvero notevole, in cui non abbiamo mai dubbi su dove sono i personaggi, a quale distanza accadono i fatti, qual è il colore o la testura, insomma, diciamo del paesaggio. Per cui il fatto che ci si domandi questo, non un comune lettore, ma anche quelli che conoscono molto bene il poema, secondo me è volontà di Dante che non lo capiamo, perché appunto, diciamo, la nostra comprensione di quest'ultima parte del viaggio deve essere limitata volutamente per rendere la limitatezza, diciamo, che abbiamo noi mortali per capire l'esperienza del divino che ci attende nel caso, insomma, la grazia, ci porti fino a quella visione. Quindi, secondo me, è un problema che non si può risolvere. Come impressione personale, Dante non sta vedendo con gli occhi questo, perché mi sembra poco, ragionevole. Ma certo la ragione, come sappiamo, è insufficiente per capire questo, che qualcosa che non ha un luogo, che non occupa un posto nello spazio, venga visto al di fuori di Dante, ma che Dante, diciamo, si serva fino all'ultimo dell'immagine della vista per descrivere questo, diciamo, questo è senz'altro così. Quindi non so se sia risolvibile. Stavo per dire mi dispiace, ma non è che mi dispiace perché secondo me è qualcosa che Dante ha voluto che resti come qualcosa di indefinito. Allora, se non ci sono più domande, prego, riprendiamo dal verso 82 dove avevamo lasciato. Beatrice ha appena spiegato che è quello che Dante sta vedendo come un fiume di luce, come prati d'erba ai lati e come scintille che escono e tornano, sono in realtà prefazzi, preambuli in ombra della verità, perché lui deve ancora maturare la sua vista, innalzarla per vedere la verità. Al verso 82, Dante allora si precipita con la vista a bere dalle acque fulvide del fiume. Non è Fantin che si subito rua col volto verso il latte, se si svegli molto tardato dall'usanza sua, come feci io per far migliori spegli ancor degli occhi, chinandomi all'onda che si deriva perché vi si immegli. Allora, Dante, per dirci l'ansia veloce con la quale, sentendo la proposta di Beatrice, si lanciò a guardare per bere da quel fiume di luce, si serve di questa immagine davvero stupenda che rientra nella serie che stiamo osservando fin dal Paradiso terrestre, di immagini in cui Dante paragona se stesso con un bambino in una serie di regressioni, e qua è veramente incredibile l'immagine, perché Dante dice di essersi lanciato a bere con gli occhi di quel fiume come più velocemente di quanto un bimbo che si precipiti con irruenza con la bocca verso il seno della mamma, quando si è svegliato molto più tardi di quanto sia solito svegliarsi,
E quindi avendo molta sete, molta fame, è veramente un'osservazione della quotidianeità davvero incredibile da parte di un uomo del 300, questo, no? Il fatto che quando un bambino dorme di più, ha più ansia nell'attaccarsi al seno della mamma. Così, dice, nessun bambino si lanciò, svegliatosi tardi, a bere il latte dalla mamma, come feci io, per fare specchi migliori dei miei occhi ancora, cioè affinché i miei occhi riflettessero meglio quello che, secondo Beatrice, stavo vedendo in ombra, chinandomi verso l'onda, cioè questo fiume, che si deriva, cioè che fluisce affinché uno diventi meglio là dentro, vi si immegli con un dantismo, una parola inventata da Dante. Allora, ora ci dirà che non appena i suoi occhi toccano questo fiume, l'immagine, interna o esterna che sia, cambia, si modifica al verso 88, e siccome di lei beve la gronda delle palpebre mie, così mi parve di sua lunghezza divenuta tonda. Cioè, non appena le mie palpebre toccarono quel fiume, mi sembrò che quel fiume di luce, di lungo che era, diventasse tondo. Quindi diventa un cerchio, questa luce che prima Dante aveva visto come appunto una linea, come un fiume. E al verso, quindi questa è la prima cosa che cambia delle tre che erano state nominate da Beatrice: il fiume di luce, i prati, i fiori e diciamo le scintille. La prima cosa che prima era lunga, la fiumana, diventa tonda. E ora dirà le altre, al verso 91. Poi, come gente stata sotto larve, che pare altro che prima, se si sveste la sembianza non sua in che disparve, così mi si cambiaro in maggior feste li fiori e le faville, sì ch'io vidi ambo le corti del ciel manifeste. E ricordate che Beatrice gli aveva detto: tu qui vedrai le due milizie del cielo, che io ho parafrasato come beati e salvati, beati e angeli. E quindi Dante dice: così come gente che prima era nascosta sotto maschere e che quindi appare come una cosa nuova una volta che si sveste da quello che gli copriva il volto, così i fiori e le faville mi si cambiarono come feste maggiori, quindi si abbellirono nella loro apparenza, sì che io vidi le due corti del cielo manifeste, cioè angeli, che sono chiaramente le faville che fanno questo andare e tornare tra il fiume della grazia e i salvati, e i salvati, che sono invece i fiori. E qui Dante, ripetendo il verbo vidi, che fa rima solo con vidi, come abbiamo osservato altre volte con la parola Cristo, che fa rima solo con Cristo nel poema, esclama, avendo visto ormai questo fiume di luce che è diventato tondo, e che quello che prima vedeva come scintilla, ora si sono manifestati chiaramente come angeli, e quello che vedeva come fiori si sono manifestati come salvati, esclama, interrompe la descrizione il Dante poeta ed esclama al verso 97: o splendor di Dio, per cui io vidi l'alto trionfo del regno verace, dammi virtù a dir com'io il vidi. Cioè, Dante chiede aiuto, il Dante poeta, quello che sta ormai in terra scrivendo, chiede allo splendore di Dio, grazie al quale lui aveva visto
il trionfo alto del regno della verità e gli chiede di dargli forza come scrittore per scriverlo tale quale lui lo vide. Questo è il primo di due momenti molto importanti del libro in cui il Dante scrittore sembra di voler condividere con noi lettori il momento stesso della scrittura, cioè perché mette questa preghiera che chiaramente fece mentre scriveva al presente, cioè anzi in imperativo che implica un futuro, dammi virtù a dire, e quindi condivide con noi questo miracolo che accade tra il verso 99 e il 100. Perché evidentemente Dio gli dà la virtù per dirlo se lui può descriverlo come continua il libro. E lo racconta così al verso 100. Lume è lassù che visibile face lo creatore a quella creatura che solo in lui vedere ha la sua pace. Cioè lì, lassù, nell'empireo. C'è una luce che rende visibile il creatore per quella creatura, cioè visibile a quella creatura che solo vedendo in Dio trova la sua pace. Cioè c'è una luce, dice Dante, lassù nell'empireo che rende visibile Dio ai salvati e agli angeli, cioè le creature che guardandolo trovano la propria pace. E ora dirà qual è quella luce. Al verso 103, no? Ne parlerà al maschile perché il soggetto è lume, che è maschile, del verso 100. Quindi egli, cioè il lume, e si distende in circolare figura intanto che la sua circonferenza sarebbe al sol troppo larga cintura. Cioè, questa luce si estende in una figura circolare così tanto che la sua circonferenza sarebbe una cintura troppo larga per cingere il sole. Quindi questa luce che Dante sta vedendo ora come tonda, che è quella che rende visibile Dio ai salvati e agli angeli, è più grande ancora del disco del sole. E ora il verso 106, fassi di raggio tutta sua parvenza riflesso al sommo del mobile primo, che prende quindi vivere e potenza. Allora, si fa un raggio di tutta la sua apparenza, un riflesso al sommo del primo mobile o cristallino, cioè questa luce che nell'empireo si riflette sul primo mobile o cristallino, che da questa luce prende il proprio essere, il vivere e la potenza, cioè la virtualità che poi, come è stato spiegato da Beatrice, va scendendo da cielo in cielo finché non arriva al mondo sublunare. E al verso 109, un altro paragone stupendo, perché noi possiamo starci domandando, sì, va bene, abbiamo capito, quella luce che prima Dante vedeva come un fiume è diventata tonda. Ed è la luce che rende visibile Dio ai salvati e agli angeli. Ed è più grande questa circonferenza tonda, insomma, rifulgente del sole. E questa luce dà vita, riflettendosi sul primo mobile, a tutto il mondo, diciamo, della creazione. Ma gli altri due? Cioè, gli angeli diciamo, e i salvati, che fine hanno fatto? Che rapporto hanno con questa luce tonda? E ora ce lo spiega Dante, perché prima sapevamo che i fiori, che ora sappiamo che sono i salvati, erano, diciamo, sulle due rive del fiume e che gli angeli andavano e tornavano. Ma
Da quando è diventata tonda, questa luce che prima era un fiume, non sappiamo dove gli angeli e i salvati si sono, diciamo, rapportati con questa luce. E al verso 109, appunto, Dante ce lo dice, partendo da una similitudine, e come clivo in acqua di suo imo si specchia, quasi per vedersi adorno, quando è nel ve verde nei fioretti opimo, sì, soprastando al lume intorno intorno, vidi specchiarsi in più di mille soglie quanto di noi lassù fatto ritorno. Cioè, è come un monte che si specchia dal basso nell'acqua. Cioè un monte che nel suo imo, la parte più bassa, ha un fiume e si specchia, Dante dice, inserendo una personificazione all'interno del paragone, quasi come se si stesse vedendo e ammirando Adorno, come se il monte, essendo tutto fiorito, volesse vedersi quanto è bello specchiandosi sul fiume quando è in primavera, cioè nel verde, nei fioretti, è più opimo, cioè pieno di fiori. Così, nello stesso modo in cui un monte, no, ci permette di immaginare questa linea, diciamo, obliqua rispetto al fiume, che si, diciamo, riflette nel fiume pieno di bellezza, così, soprastando al lume intorno, cioè uscendo al di fuori come una sorta di anfiteatro da questa luce tonda, enorme, vidi che si specchiava in più di mille soglie, come troni, gradi, gradini, quanto di noi lassù fatto a ritorno, cioè tutti quelli di noi umani che sono tornati in paradiso. Quindi questi fiori che Dante prima aveva visto ai lati del fiume, ora sono tutti attorno, sono i salvati che sono tutto attorno al giallo di dentro, a questo fulgido luce tondo, come se fossero monti tutti attorno a un lago tondo. E siccome Dante ci ha detto che questo giallo tondo era più grande ancora del sole, ora al verso 115 esclama: «E se l'infimo grado in sé raccogliesi grande lume, quant'ella la larghezza di questa rosa nelle estreme foglie?» Cioè, se il grado più infimo, più basso di questa sorta di anfiteatro che c'è attorno al giallo raccoglie dentro di sé una luce così grande, più grande del sole, quanta sarà la larghezza? E qui Dante, in mezzo a quest'idea, inserisce l'immagine della rosa. Io prima ho detto, in realtà lui si era servito dell'immagine del monte che si riflette sul fiume. Io ho inserito l'immagine dell'anfiteatro per rendere, se fossimo in un'aula e voi poteste vedere un po' diciamo, i movimenti che faccio con le mani, forse sarebbe stato superfluo dirlo. Ma Dante ora, con grande delicatezza e naturalezza, inserisce questa immagine della rosa di cui la luce gialla di dentro sarebbe la parte appunto di un fiore centrale e le foglie estreme, i petali di questa rosa, sono appunto i salvati, tutti attorno alla luce. E al verso 118, siccome Dante ha appena detto che questo è enorme, enorme, diciamo etimologicamente, fuori dalla norma, una cosa immensa, fuori dalla misura possibile, perché solo il centro è più grande del sole, qui chiarisce che nonostante questa enormità, lui vede dentro di sé o fuori di sé, non lo sappiamo, con perfezione di dettagli.
E lo dice così al verso 118. La vista mia nell'ampio e nell'altezza non si smarriva, ma tutto prendeva il quanto e il quale di quell'allegrezza. Cioè la mia vista non si perdeva, non perdeva dettagli né nella larghezza né nell'altezza, ma prendeva nella sua quantità e qualità ogni cosa dell'allegria che c'era lì. Perché, chiarisce ora il verso 121, presso e lontano lì ne ponne leva, che dove Dio senza mezzo governa, la legge naturale nulla rileva. Cioè, parametri come il vicino e il lontano non toglie né aggiunge niente lì nell'empireo, giacché dove Dio governa senza mezzo, quindi senza aria che impedisce a volte, addensandosi, che vediamo le cose che sono lontane, la legge naturale non conta niente, non è rilevante. Quindi, nonostante l'enormità di questo spettacolo, Dante vede senza nessuna diminuzione né di misura né di definizione quello che sta guardando. Quindi, siccome ci è stato detto da Beatrice che Dante avrebbe visto gli angeli e i salvati come nel giudizio, Dante starà vedendo tutti i salvati con i loro corpi risorti, con tutti i dettagli dei loro visi, nonostante la grandezza, perché lì non c'è distanza. Quindi non c'è neanche, diciamo, l'impressione che abbiamo noi qua nel mondo che quello che è lontano è più piccolo. Bene? E al verso 124, nel giallo della rosa sempiterna che si digrada e dilatere d'ole odor di lode al sol che sempre verna, qual è colui che tace dicer vole, mi trasse Beatrice e disse: mira quanto è il convento delle bianche stole. Allora, qua succede una cosa narrativamente molto importante che, siccome è legata così bellamente al resto, a volte non si capisce. Dal punto di vista narrativo, l'importante che accade in questa terzina è che Dante porta, cioè che Beatrice porta Dante dentro questo tondo giallo in mezzo ai salvati. Perché, diciamo, questa azione si vede nel verbo trasse, mi trasse del verso 128. Cioè Beatrice mi trasse, e torniamo perché l'ordine è alterato, al verso 124, nel giallo della rosa sempiterna, cioè della rosa che ha un'origine, perché chiaramente si crea una volta che Cristo ha permesso la salvezza. Ma durerà eternamente questa rosa, la rosa che si digrada, cioè scende di grado in grado, e dilata, e redola, e profuma di odore, di lode a Dio, detto con questa perifrasi bellissima, il sole che è sempre primavera, che sempre verna vuol dire che sempre toglie il mondo dall'inverno. Allora, dentro questo giallo di questa rosa che profuma di lode a Dio, nella condizione d'animo di colui che vuole parlare ma tace, così sta Dante, mi trasse Beatrice, così dentro il giallo, e disse: ammira quanto è grande la comunità dei salvati, cioè il convento delle bianche stole. Cioè Beatrice, attraverso questa metonimia, ci dà anche un particolare di colore. Noi sapevamo che il centro di questa rosa celestiale è di un colore oro, no? Un giallo rossiccio dorato, rifulgente. Ora veniamo a sapere che il colore che prevale nei petali di questa rosa
c'è il bianco dei vestiti di luce che recupereranno le anime il giorno del giudizio. E poi continua Beatrice al verso 130. Vedi nostra città quant'elle gira, vedi i nostri scanni si ripieni, che poca gente più ci si disira. Cioè vedi la nostra città, qui Beatrice riprende la prima metafora di cui si era valso Virgilio per nominare il paradiso. Vi ricordate che Virgilio aveva detto che l'imperatore che diciamo impera dappertutto, ma lassù regna, dove sono i beati, non vuole Dio che nella sua città venga lui che è stato ribellante alla sua legge. E qui allora Beatrice, per mostrare questa comunità, significativamente la chiama la nostra città. Cioè, vedi la nostra città quanto spazia da giro in giro di petali. Dico che è significativo che Beatrice qui si serva di una metafora che riguarda un'istituzione del mondo per riferirsi all'Empireo, perché, come vedremo, in contrasto con questa bellezza, ordine e luce, il canto farà riferimento, come tante altre volte, alla condizione rabbuiata, terribile, corrotta del mondo. Ma questa volta è particolarmente significativo perché, come vi avevo accennato, queste che stiamo leggendo sono le ultime parole che pronuncia Beatrice prima di tornare al suo posto nella rosa celeste e a riprendere la contemplazione silente di Dio. Allora, vediamo come va articolando Beatrice un discorso con l'altro. Prima sta invitando Dante ad ammirare la quantità di salvati e l'ampiezza di questa rosa. E poi gli dice: vedi i nostri scanni, cioè i troni di noi salvati, quanto sono già pieni, cioè fa notare a Dante che sono quasi tutti già occupati dalla persona, perché ormai è l'anima col corpo come dopo il giudizio, e quindi vuol dire che mancano pochi salvati, che ci sono ancora pochi posti vuoti. Infatti dice: sono così pieni che poca gente più si desidera lì, cioè ci sono pochi diciamo posti vuoti per salvati, il che è significativo non solo del pessimismo dantesco per quel che riguarda la propria epoca e quindi pochi che ritiene che occuperanno quei posti, ma anche, diciamo, il fatto che, come abbiamo detto più volte, Dante considerava che la fine del mondo fosse abbastanza vicina. E anche una considerazione che Dante fa nel Convivio, secondo cui la quantità di salvati dovrà uguagliare la quantità di angeli che si sono ribellati quando si ribellò Lucifero. Quindi, insomma, manca poco nella visione di Dante per completare tutti questi seggi. E ora Dante sta guardando, e Beatrice lo nota chiaramente, sta facendo attenzione a uno dei seggi vuoto che ha una corona sopra. E allora al verso 133, Beatrice, e in quel gran seggio a che tu gli occhi tieni per la corona che già v'è supposta, prima che tu a queste nozze ceni, sederà l'alma che fia giù agosta dell'alto arrigo, che a drizzare Italia verrà in prima che la sia disposta. Allora, in quel grande seggio in cui tu hai fissato lo sguardo a causa della corona che è già posta lì, prima che tu muoia e venga ad occupare il tuo posto nella rosa celeste, cioè prima che tu ceni a questa grande nozze dello Spirito Santo, lì in quel seggio sederà l'anima
che sarà augusta, cioè di un imperatore giù nel mondo, del nobile Arrigo VII, che verrà in Italia a indirizzarla prima che lei, l'Italia, sia disposta a lasciarsi indirizzare. Vi ricordate, abbiamo parlato fin dall'inizio del corso della fiducia che nutriva Dante nell'impresa di Arrigo VII, questo imperatore germanico cui Dante aveva addirittura rivolto un'epistola invitandolo a scendere nell'Italia, a non scordarsi del giardino dell'impero, e che effettivamente nel 1310 scese in Italia diciamo, con l'intenzione appunto di annettere quella parte sud dell'Europa, se non che trovò l'opposizione di una lega di città guelfe, al cui capo faceva appunto Firenze, per cui anche Dante scrisse delle epistole ai fiorentini, esortandoli ad abbassare la cresta e ad accettare l'autorità dell'imperatore per il bene della pace, che chiaramente sono tutti eventi futuri rispetto del 1300, nel momento in cui Dante fa il viaggio, ma che sono già accaduti quando Dante, lo scrittore, sta scrivendo. E questo imperatore, come vi ho detto qualche volta, morì improvvisamente nel 1313 e con lui morirono anche le speranze di Dante nella costituzione della monarchia, che era il suo grande anelito politico, e anche la sua speranza personale di tornare a Firenze. Quindi ciò che sta dicendo Beatrice è che nell'Empireo c'è un seggio, un trono che è già preparato per Arrigo con la corona. Questo è molto importante perché vuol dire che la corona dell'imperatore non è come tanti titoli che durante la lettura del Purgatorio abbiamo imparato a, diciamo, circoscrivere alle istituzioni mondane, ma è quello dell'imperatore, una figura provvidenziale che quindi è celebrata con la stessa corona anche davanti a Dio. E quindi Beatrice dice: Arrigo VII, prima che tu muoia, scenderà in Italia, ma scenderà quando l'Italia è ancora immatura per accettare l'autorità imperiale. E siccome c'è questo ricordo sul fallimento dell'impresa imperiale che Dante attribuisce alla cupidigia delle città italiane e soprattutto a Firenze, Beatrice, a partire dal verso 139, cambia tono e infatti comincia la sua ultima invettiva contro la cupidigia che ha impedito l'unione imperiale. Al verso 139, la cieca cupidigia che v'ammalia, simili fatti va al fantolino che muor per fame e caccia via la balia. Questa è un'immagine interessantissima. Sta dicendo la cupidigia cieca, cioè che non vi permette di vedere quello che veramente è il bene, che vi ammalia, cioè vi strega, vi incanta, quindi impedendovi di capire, e questo vi, come si capisce dal contesto, è voi fiorentini, voi italiani, la cieca cupidigia vi ha fatti simili al bimbo che muore di fame e caccia via la balia, che è quello che lo alimenta. E cioè è una stoltizia da bambini quella che state facendo nel non riconoscere qual è il vero alimento di cui avete bisogno, che è l'impero. Ed è molto efficace l'immagine del bambino perché, diciamo, è come se Dante stesse travasando questa caratteristica di stoltizia e immaturità ai suoi concittadini che non capiscono dove risiede il loro vero bene,
perché in qualche modo entra in contrasto con l'immagine che abbiamo visto pochi versi fa di Dante che salutaremente si lancia a bere dalla grazia di questo fiume come un bambino che si è appena svegliato tardi e si lancia a bere il latte della mamma. Quindi è come se la similitudine di lui con un bambino che veramente prende il latte che gli serve lo mettessi in contrasto con coloro che lasciano il latte, che è il vero alimento, e cacciano la balia per poi morire di fame, che sarebbe morire di guerre, di ingiustizie, di esili, tutto quello che caratterizza la sua patria. E al verso 142, Beatrice pronuncia parole molto gravi che riguarderanno, come solitamente fanno i discorsi suoi, che vanno, diciamo, dalla responsabilità politica delle città, risalgono in ordine crescente di responsabilità alla Chiesa. E al verso 142, quindi, è sempre lei che parla fino alla fine del canto, e fia prefetto nel foro divino allora tal che palese e coverto non anderà con lui per un cammino. Cioè, e sarà preposto alla santa sede, cioè al foro divino, un tale allora, cioè nel momento dell'impresa fallita di Arrigo, un tale che farà una cosa, ma farà vedere un'altra, cioè il palese, l'evidente e il coperto non anderanno in lui per la stessa strada. Cioè che mostrerà di voler favorire Arrigo, ma in realtà si unirà ai francesi contro l'impresa imperiale. Questo è Clemente V, il guasco cui si era riferito San Pietro nel canto 27, vi ricordate, prima che il guasco inganni Arrigo, aveva detto San Pietro. E che chiaramente è lo stesso Papa a cui si allude anche nella profezia molto insultante del canto 19° dell'Inferno, quello dedicato ai simoniaci. Vi ricordate che lì il Papa Nicolo III aveva confuso Dante con Bonifacio VIII e quando seppe che non era Bonifacio VIII, aveva approfittato per dire che Bonifacio non sarebbe stato con i piedi bruciati per molto tempo, perché dopo di lui sarebbe arrivato un pastore senza legge che l'avrebbe conficcato più in fondo. E infatti questo discorso di Beatrice, come ora vedremo, è del tutto coerente con quello dell'Inferno. Ha appena detto che Clemente V, ipocritamente, nelle parole, nel palese, appoggerà l'impresa imperiale di Arrigo, ma in realtà la osteggerà. E al verso 144, come al solito, la profezia della prossima, vendetta della giustizia divina, ma poco poi sarà da Dio sofferto nel santo ufficio. Cioè, ma Dio lo tollererà come Papa poco tempo poi, dopo questo tradimento ad Arrigo, che él será detruso laddove Simon Mago è per suo merto e farà quel Dalagna entrar più giuso, già che lui sarà precipitato in Malebolge, cioè laddove Simon Mago è e qui si permette un sarcasmo, Beatrice, per il suo merito, dice con ironia, e farà sì che quello di Alagni, cioè Bonifacio, entrerà più giù nella terra. Allora, Beatrice è passata dal far ammirare Dante l'ampiezza della rosa dei Beati. Poi ha fatto notare che uno dei pochi seggi vuoti è destinato ad Arrigo VII e ricordando il fallimento della sua impresa ha fatto una denuncia fortissima contro i fiorentini
e contro i papi corrotti che impediscono questa impresa. Come dicevo, è molto significativo che Beatrice, in contrasto diciamo, con l'amore in intelletto senza spazio né tempo che caratterizza l'Empireo, abbia finito tutti i suoi discorsi nel viaggio con questa invettiva sulla politica della Chiesa e degli italiani. Cioè, la donna di cui Dante ha detto che per la sua bellezza non basterebbero nemmeno tutte le lodi che ha fatto durante tutta la sua vita, questa donna di una bellezza ineffabile che rappresenta la teologia, finisce le sue ultime parole parlando di politica. È veramente di un'audacia da parte del Dante scrittore unica. Rileggiamo il canto? Forse se miglia miglia di lontano ci ferve l'ora sesta e questo mondo china già l'ombra quasi al letto piano, quando il mezzo del cielo a noi profondo comincia a farsi tal che alcuna stella perde il parere infino a questo fondo. E come vien la chiarissima ancella del sol più oltre, così il ciel si chiude di vista in vista infino alla più bella. Non altrimenti il trionfo che lude sempre d'intorno al punto che mi vinse, parendo inchiuso da quel che l'inchiude, a poco al mio veder si stinse, perché tornar con gli occhi a Beatrice nulla vedere e amor mi costrinse. Se quanto infino a qui di lei si dice fosse conchiuso tutto in una loda, poca sarebbe a fornir questa vice. La bellezza che io vidi si trasmoda non pur di là da noi, ma certo io credo che solo il suo fattor tutta la goda. Da questo passo vinto mi concedo, più che giammai da punto di suo tema, soprato fosse comico, tragedo. Che come sol in viso che più trema, così lo rimembrar del dolce riso, la mente mia da me medesmo scema. Dal primo giorno chi vidi il suo viso, in questa vita, infino a questa vista, non m'è il seguire al mio cantar preciso. Ma or convien che mio seguir desista, più dietro a sua bellezza, poetando, come all'ultimo suo ciascuno artista. O tal qual io la lascio a maggior bando, che quel della mia tuba, che deduce l'ardua sua matera terminando, con atto e voce di spedito duce ricominciò: noi siamo usciti fuori del maggior corpo al ciel che è pura luce, luce intellettual piena d'amore, amor di vero ben pien di letizia, letizia che trascende ogni dolzore. Qui vederai l'una e l'altra milizia di paradiso e l'una in quegli aspetti che tu vedrai all'ultima giustizia. Come subito lampo che discetti gli spiriti visivi si priva dall'atto l'occhio di più forti obietti, così mi circunfulse luce viva e lasciommi fasciato di tal velo del suo fulgor che nulla m'appariva. Sempre l'amor che queta questo cielo accoglie in sé con sì fatta salute per far disposto a sua fiamma il candelo. Non fur piuttosto dentro a me venute queste parole brievi ch'io compresi, messo ormontar di sopra mia virtute, e di novella vista mi raccesi, tale che nulla luce tanto m'era che gli occhi miei non si fosser difesi. E vidi il lume in forma di rivera, fulvido di fulgori in tra due rive, dipinte di mirabil primavera. Di tal fiumano uscian faville vive, ed ogni parte si mettien nei fiori, quasi rubin che oro circunscrive. Poi, come inebriate dagli odori, riprofondavanse nel mirogurge, e sull'intrava un'altra n'uscia fuori. L'alto disio che mo t'infiamme urge d'aver notizia di ciò che tu vei,
tanto mi piace più quanto più turge. Ma di quest'acqua convien che tu bei, prima che tanta sete in te si sazi. Così mi disse il sol degli occhi miei. Anche soggiunse, il fiume li topazzi, che entrano ed escono, il rider dell'erbe, son di lor vero, umbriferi prefazzi. Non che da sé siano queste cose acerbe, ma è difetto dalla parte tua, che non hai viste ancor tanto superbe. Non è fantin che si subito rua col volto verso il latte, se si svegli molto tardato dall'usanza sua, come feci io per far migliori spegli ancor degli occhi, chinandomi all'onda che si deriva perché vissi immegli. E siccome di lei bevve la gronda delle palpebre mie, così mi parve di sua lunghezza divenuta tonda. Poi, come gente stata sotto larve, che pare altro che prima se si sveste la sembianza non sua in che disparve, così mi si cambiaro in maggior feste i fiori e le faville, sicch'io vidi ambo le corti del ciel manifeste. O splendor di Dio per cui io vidi l'alto trionfo del regno verace, dammi virtù a dir com'io il vidi. Lume è lassù che visibile face lo creatore a quella creatura che solo in lui vedere alla sua pace. E si distende in circolare figura, intanto che la sua circunferenza sarebbe al sol troppo larga cintura. Fassi di raggio tutta sua parvenza, riflesso al sommo del mobile primo, che prende quindi vivere e potenza. E come clivo in acqua di suo imo si specchia, quasi per vedersi addorno, quando è nel verde nei fioretti opimo, sì, soprastando al lume intorno, vidi specchiarsi in più di mille soglie, quanto di noi lassù fatto ha ritorno. E se l'infimo grado in sé raccoglie sì grande lume, quant'è la larghezza di questa rosa nelle estreme foglie? La vista mia nell'ampio e nell'altezza non si smarriva, ma tutto prendeva il quanto e il quale di quell'allegrezza. Presso e lontano, lì né pon né leva, che dove Dio senza mezzo governa, la legge natural nulla rileva. Nel giallo della rosa sempiterna che si digrada e dilata redole, odor di lode al sol che sempre verna, qual è colui che tace e dicer vuole, mi trasse Beatrice e disse: mira quant'è il convento delle bianche stole. Vedi nostra città quant'elle gira, vidi gli nostri scanni si ripieni, che poca gente più ci si disira. E in quel gran seggio a che tu gli occhi tieni per la corona che già v'è supposta, prima che tu a queste nozze ceni, sederà l'alma che fia giù augusta dell'alto arrivo che a drizzare Italia verrà in prima che ella sia disposta. La cieca cupidigia che va malia, simili fatti va al fantolino che muor per fame, caccia via la balia. E fia prefetto nel furo divino, allora tal che palese e coperto non anderà con lui per un cammino. Ma poco poi sarà da Dio sofferto nel santo ufficio che il sarà detruso, laddove Simon Mago è per suo merto e farà quel d'Alagna entrar più giuso. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la settimana prossima.